Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene e che stiate passando delle belle giornate. Ragazzi, Sport Mediaset continua a parlare, continua a diffondere, continua ragazzi a mettere all'interno del contesto relativo alla Juve delle vere e proprie bombe di mercato. In particolar modo, ragazzi, oggi dopo quella lanciata ieri, appunto relativa ad un possibile, insomma, ritorno di Alessandro Del Piero all'interno della dirigenza della Juventus, quindi ritorno alla Juve ed ingresso nella dirigenza, posta al quale tra l'altro Del Piero ha anche messo like su Instagram, quindi di fatto acconsentendo, insomma, alla bufera, tra virgolette, positiva, mediatica che si sta scatenando. Oggi Sport Mediaset rilancia e da questo punto di vista ci offre una nuova voce di mercato, la voce di mercato che vedrebbe il ritorno di Conte alla Juventus. Ma questa voce di mercato è reale oppure no? È una cosa vera oppure no? È una cosa giusta oppure no? Dobbiamo parlare, perché se è inutile che io ti faccio tutte queste domande, dobbiamo assolutamente parlare per cercare di capire che cosa sta succedendo. Prima di iniziare, come al solito, ragazzi, io volevo invitarvi ad iscrivervi al canale, mettere like al video e attivare la solita campanellina delle notifiche. Tutti i giorni, ragazzi, nuovi video sulla Juve, tutti i giorni nuovi contenuti, quindi se vi va iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati. In descrizione trovi il link di OneFootball, che è l'app numero uno dedicata al calcio, e trovi pure il link ovviamente, ovviamente dei miei link social, che sono i link che poi ti danno accesso evidentemente a dei contenuti tipo su Instagram. Se voi vi perdete qualcosina poi lo ritrovate là, nel senso, se voi perdete qualche video voi ritrovate là, dico, avete perso un link, avete perso qualche video, vedete e andate lì. Allora, relativamente a Conte si può dire che i rapporti fra Conte e la Juventus sono stati azzerati dal momento in cui Conte nel 2014, senza cognizione di causa, senza spiegazioni, lascia la Juventus per incompatibilità, per diciamo litigi, per discussioni, per frizioni, per diciamo disunione per quanto riguarda la dirigenza e con la dirigenza. Quindi normale che da questo punto di vista avere un allenatore che a un mese e mezzo all'inizio del campionato ti abbandona in panchina, con una Supercoppa da giocare, con il campionato da giocare, con una squadra che comunque tutti noi eravamo disperati, ed è stato un comportamento, secondo me, da parte di Conte, io l'ho sempre detto, veramente poco professionale, perché cioè, tu puoi avere tutti i problemi che ti pare con la dirigenza, però non si lascia una squadra così dall'oggi al domani perché non ti comprano un giocatore o non ti comprano quel giocatore, perché all'epoca la Juventus non aveva i soldi per andare a soddisfare quelle che erano le richieste di Conte, che poi, raga, erano richieste tipo Cuadrado, che è arrivato dopo, Iturbe, che voglio dire, con tutto il rispetto, non è stato un grandissimo giocatore. C'erano delle richieste che lui, se poteva pure far passare, poteva accontentarsi. Ecco, e quindi nel 2014 Conte decide di andare via. Arriva Allegri, Allegri arriva al finale di Champions, fa un altro anno, esce agli ottavi, vince, continua a vincere gli scudetti, continua a vincere Coppa Italia, fa la seconda finale, continua a vincere, continua a vincere, il resto della situazione la conoscete, eccetera, eccetera. Poi Conte ha fatto pure altre esperienze, che comunque non è che si è fermato, ha allenato il Chelsea, ha allenato la Nazionale, ha allenato anche l'Inter, e poi adesso allena il Tottenham. Ora, Sport Mediaset, raga, è strano, è un sito strano, è una relazione strana, perché Sport Mediaset continua a dire e a ipotizzare rivoluzioni societarie da due giorni, praticamente. Su Del Piero abbiamo già parlato, perché comunque di Del Piero abbiamo già parlato. Se arriva in società io sono la persona più felice del mondo, poi bisognerà vedere che ruolo dargli, l'ho detto già nel video di stamattina, bisognerà vedere che ruolo dargli, quello è un altro discorso, ma a prescindere da tutto, raga, a prescindere da tutto, e questo è veramente molto importante, Conte Juventus per adesso non c'è nulla. Uno, perché Conte ha firmato un contratto pluriennale col Tottenham. E c'è un progetto tecnico che loro stanno portando avanti, andando a scegliere quei giocatori che servono a Conte. Due, perché Allegri ha firmato un contratto pluriennale con la Juventus. Anche qui c'è un progetto tecnico che sta andando avanti. Terza cosa, perché essenzialmente io non credo che Andrea Agnelli possa andare via dalla Juve a fine anno, fine stagione. Cioè, st'idea secondo la quale Agnelli lascia la Juve, va via dalla Juve, io, raga, continuo a non crederci, non ci posso fare nulla.
Un presidente uscente dalla Juve non è uno di quelli che viene e viene lodato in pubblico e viene inserito all'interno di una lettera all'azionista da parte dell'azionista di maggioranza che è John Elkann. Cioè John Elkann dice chiaramente all'interno della sua lettera agli azionisti che Andrea Agnelli sarà il presidente della Juventus e che guiderà la Juventus anche attraverso le riforme europee. Quindi vuol dire che John Elkann sposa la linea di Andrea Agnelli anche per quanto riguarda la Superlega. Io, che ci sia sta rivoluzione in dirigenza, raga, non ci credo. Sbaglierò io probabilmente, ma è una cosa alla quale sinceramente non credo. Da un punto di vista del tifo, io dirò una cosa adesso forse sbagliato, tutto quello che volete, la storia non si cancella, nel senso i 14 anni di Conte da giocatore qui nessuno li contesta, nessuno dice nulla, è stato importante, tutto quello che volete. Dal punto di vista personale, a me Conte tante volte ha deluso da tifoso e quindi io sulla panchina della Juve, se arriva un giorno, se dovesse tornare, uno lo sosterrà comunque perché sarà l'allenatore della mia squadra, però comunque se dovessi decidere io, Conte sulla panchina della Juve non metterebbe più piede. Mi dispiace ragazzi, perché comunque c'è stato veramente tanto, 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 tanto odio fra Conte e la Juventus negli ultimi anni. Tanto risentimento fra Conte e Agnelli negli ultimi anni. Tanto risentimento pure fra Conte e gli Elkann negli ultimi anni, perché comunque andando via dalla Juve, Conte ha anche tradito la fiducia di John Elkann. Quindi, a prescindere da tutto, io sinceramente una persona che mi ha abbandonato nella tempesta e che comunque veramente io non sapevo dove girarmi in quel momento lì, sulla mia panchina non ce la voglio. Una persona che torna ad allenare in Italia, va all'Inter, che è la peggior nemica della Juventus, e poi si lamenta anche, eccetera, eccetera. Io non ce l'ho, ma perché è di un'incoerenza pazzesca, Conte. Cioè, Conte è quello che cantava il 5 maggio, no? Perché noi abbiamo vinto, perculava l'Inter dalla mattina alla sera, poi è andato ad allenare l'Inter, ha festeggiato uno scudetto con l'Inter, sono dei professionisti. Quindi niente da dire, però io penso che nel calcio ci siano delle situazioni in cui se vai avanti poi non puoi andare a ritroso. Se vai all'Inter, alleni l'Inter, vinci con l'Inter e sei della Juventus, raramente ti faranno tornare alla Juve. E se ti fanno tornare, soffessi loro. Punto. Senza contare, voglio dire, che dal punto di vista europeo si cerca tanto un allenatore che abbia un curriculum europeo. Perdonatemi, se mi devo prendere un allenatore con un curriculum europeo non ne vado più a Conte. Nella sua vita il risultato più alto che ha raggiunto in Champions League è stato un quarto di finale, cioè un quarto di finale tra le prime otto. Poi non ha mai fatto una semifinale, non ha mai fatto una finale europea, non ha mai fatto niente. Ha fatto una finale europea con l'Inter in Europa League, però io sto parlando di Champions. Se mi devo andare a prendere un allenatore europeo, non mi vado a prendere Conte. Conte è l'allenatore che ti riesce a far rendere i giocatori e basta. Poi va bene all'inizio di un progetto. Poi quando serve andare a fare salto di qualità, Conte lo devi lasciare perdere. Aveva anche l'opportunità di essere preso dal Real Madrid quest'anno, il Real Madrid non l'ha mai chiamato. Cioè aveva anche l'opportunità di andare altrove, l'unica proposta concreta è stata quella del Tottenham. Io non dico che Conte non sia un buon allenatore, io Conte lo giudico un ottimo allenatore, ma non è l'allenatore attualmente che a me piacerebbe vedere sulla panchina della Juventus. Innanzitutto, sto discorso di cambiare allenatore ogni anno l'ha già fracassato, raga, perché onestamente parlando, cioè, si sta a parlare di una situazione che non ha veramente senso, nel senso che ogni anno ci mettiamo a cambiare allenatore. Allora, Sarri non, Allegri, il primo Allegri non andava bene, perché ci faceva giocare male e avremmo dovuto giocare benissimo, eccetera, eccetera. Il secondo allenatore, che era Sarri, non andava bene, perché comunque non andava bene e non si faceva letteralmente nulla, manco con Sarri, è stato mandato via Sarri. Il terzo allenatore, che era Pirlo, non andava bene, perché Pirlo era inesperto e quindi non andava bene manco Pirlo, perché Pirlo altrimenti non va bene che è inesperto. Tornato Allegri, manco va bene. L'anno prossimo torna Conte, probabilmente farà degli errori pure Conte e non va bene neanche Conte. Cioè, sinceramente mi sembra una mezza cavolata. Io fossi nella società mi concentrerei, ho detto già ieri, nel cercare di rafforzare la squadra. Dal momento in cui c'è la possibilità di rafforzare la squadra, l'allenatore attuale non riesce neanche a ottenere i risultati giusti con una squadra che è stata rafforzata e cambiata, allora là ti dico, guarda, bisogna cambiare allenatore, ma anche se va a cambiare allenatore, io non mi vado a prendere Conte.
Non mi vado a prendere Conte, l'ho sempre detto e lo dirò sempre, ragazzi. Ciò non vuol dire che io non stimi Conte come allenatore niente da dire, come persona, sinceramente, dopo alcune rivelazioni e alcune cose che si sono sentite in giro, alcune cose che ha dimostrato anche lui pubblicamente, io credo che comunque su Conte non ci sia niente da dire. Cioè, come allenatore, grande allenatore, non grandissimo, non a livello di quelli che sostengo personalmente, buon allenatore, ma... Io ti ripeto, dopo l'esperienza che ho avuto sia con la Juventus, in cui la Juventus effettivamente è stata effettivamente tradita da Conte, perché è stata tradita due volte la Juve. La Juve è stata tradita la prima volta quando mi ha abbandonato nel mezzo di un ritiro estivo, con una preparazione in corso, senza nessun tipo di approccio, senza nessun tipo di preavviso, te ne sei andato perché hai sbattuto i piedi. E la seconda volta sono stato tradito quando sei andato ai miei peggiori rivali. Diciamoci la verità, raga, ogni volta con questo buonismo, no, perché effettivamente no, la Juventus con Conte praticamente non deve avercela perché alla fine sono professionisti. Sì, sono professionisti, però il discorso è, mettiamola sul lato delle rivalità calcistiche. Cosa pensate che vada a pensare un tifoso del Barcellona di Figo? Cioè, Figo è stato un giocatore del Barcellona, poi è andato al Real Madrid. Cosa pensate che pensi? Perdonate il gioco di parole, un tifoso del Barcellona su Figo. Cioè, cosa può pensare un tifoso che vede uno dei suoi migliori giocatori andare a una squadra avversa, alla squadra rivale per eccellenza? Che può pensare? Eh? Mica gli può stendere il tappeto rosso e dice sì, Figo, torna da noi perché se no ti accogliamo. Io personalmente non ce la faccio. Se vai all'Inter... È un po' come quando un interista dice: sei andato alla Juve, ma se vai all'Inter, per quanto mi riguarda, ragazza, l'ho sbagliato io. Non ti posso vedere qui perché no, lo sai bene che la rivalità fra Juventus e Inter non è una rivalità come tutte le altre. Sai bene che è una rivalità che va oltre il campo, sai bene che ci sono altri interessi. Cioè, tu sei andato a lavorare per delle persone che comunque disprezzano la squadra all'interno della quale tu sei stato 18 anni fra allenatore e panchina. La squadra con la quale hai festeggiato, hai celebrato, eccetera, eccetera, senza dimenticare parole di Conte su Calciopoli, cioè quando allenava l'Arezzo, e vabbè, è là sto zitto perché se la mette a aprire pure sto capitolo si finisce più. Quello che vi voglio dire è, dal punto di vista del progetto, Conte ha fatto il suo lavoro, ha fatto 3 anni, ci ha fatto tornare a vincere, non lui da solo, ma insieme alla dirigenza, poi però abbiamo avuto la fortuna di prendere un altro allenatore, di alzare il salto di qualità, adesso stiamo cercando di rialzarci dopo 2 anni drammatici, ma non è che ci rialziamo dopo 2 anni drammatici e prendiamo un'altra volta Conte. Prendiamo un'altra volta Conte, e poi dopo Conte non ci piace più, prendiamo un'altra volta Allegri. E poi dopo un'altra volta Allegri prendiamo ancora un altro, perché non ci piace più neanche quello, quindi prendiamo un altro ancora, e ne prendiamo come si chiama, prendiamo Sarri. E poi dopo Sarri prendiamo un'altra volta Pirlo, perché Sarri non ci piaceva come giocava, quindi prendiamo un'altra volta Pirlo. Dopo Pirlo, ma riprende un'altra volta Allegri. E così via, praticamente. La stessa storia deve essere. Perché non si prova ad andare oltre? Innanzitutto dare una seconda stagione all'allenatore attuale. Una seconda stagione. Poi se dopo la seconda stagione, tesoro mio, non funzioni, sono io il primo che ti dico, Allegri mio, ci abbiamo provato, ci abbiamo messo tutto l'impegno, evidentemente non sei quello di una volta, arrivederci. Seconda stagione, ma non mi vado a riprendere Conte indietro, mi dispiace ragazzi. Sarà un mio limite, sarà un problema mio, che ne so, non so che te devo dire. Sarà un mio problema, non so sinceramente che pensare, non sono d'accordo, ecco, non sono d'accordo con chi dice queste cose, poi ognuno la vede a modo suo, giustamente ci mancherebbe altro, però la penso in questo modo. Cioè, non sarei neanche sinceramente sereno, nel senso che se mi arriva... Un altro allenatore posso dire, vabbè, sono sereno perché alla fine un altro allenatore stava a cominciare un altro tipo di ciclo, arrivederci. Ma se arriva Conte, sicuramente Conte fa un sacco di cose positive, ma io non riesco a perdonargli tutto quello che ci ha fatto. Cioè, io personalmente non riesco a perdonare a Conte il fatto che sia andato via così per un capriccio, perché capricci erano, perché un allenatore con gli attributi resta e dimostra alla dirigenza di che pasta è fatto. Non se ne va. Perché non li comprano uno, due, tre? Perché se tutti gli allenatori si mettessero a fare così, ci sarebbero ogni giorno si cambierebbero 100 allenatori. L'atteggiamento Conte ha litigato ovunque. Cioè, Conte ha litigato praticamente ovunque. Ha litigato alla Juve, ha litigato all'Inter, ha litigato alla Chelsea, ha litigato ovunque. Vi dovete fare qualche domanda, ha litigato ovunque. Tutto qua.
Poi ognuno ha il suo parere, ci mancherebbe altro, però cioè, io penso così sinceramente. Mi piacerebbe vedere un altro anno come va. Se non va bene neanche il secondo anno, allora giustamente bisogna prendere dei provvedimenti, ma non conta, fatemi sapere.